Puntuale come ogni fine agosto arriva la chiamata alle cattedre. Ogni istituto di ordine grado sta rimpinguando gli organici attingendo dalle graduatorie. Sono giornate tradizionalmente convulse per l'ufficio scolastico provinciale che però in questo agosto 2020 diventano ancora più frenetiche. Diciamo che quest'anno è tutto più complicato, può essere tutto più complicato perché le operazioni si stanno facendo in pochi giorni, cioè con una contrazione di giorni, ecco, questo è il discorso. Se no, come sempre, nel senso che dobbiamo mettere le persone in cattedra per il 1° di settembre perché prendono servizio nella scuola di appartenenza. Abbiamo mai vissuto un discorso di assunzioni con la presenza di Protezione Civile e Croce Rossa. Questo è dettato dall'emergenza epidemiologica e chiaramente abbiamo dovuto fare i conti con l'assoluta necessità di evitare assembramenti e possibili situazioni di cluster, di contagio. Quindi abbiamo chiesto aiuto e abbiamo ricevuto una risposta pronta e immediata, per cui già giovedì faremo le assunzioni con la rilevazione della temperatura corporea, che se la garantisce la Croce Rossa, e con il distanziamento e la chiamata individuale per salire nei nostri uffici da parte della Protezione Civile che collabora con noi. Noi stiamo portando avanti le normali procedure di assunzione, ovvero assunzione di personale su posto vacante. Quindi le assunzioni di giovedì, di dopodomani, cioè nessuna delle assunzioni che stiamo facendo è dettata dalla presenza della pandemia, perché quelle fanno parte di un altro momento assunzionale e saranno trattate successivamente dall'ufficio scolastico regionale. In questo momento noi stiamo assumendo, come tutti gli anni, sui posti rimasti vuoti, non so, per pensionamento, trasferimento, tutte le normalità, e stiamo facendolo con un sistema operativo che non avevamo mai usato, quelle dei docenti, cioè abbiamo proprio un sistema operativo in cui vengono inseriti i dati e rielaborati, si attinge alla validazione da parte appunto di questo sistema. Devo dire che insomma lo stiamo sperimentando e siamo molto contenti, ci allevia abbastanza il lavoro e le stiamo pubblicando giorno per giorno le assunzioni. Le dobbiamo terminare entro il 27, quindi manca veramente poco. Stiamo assumendo docenti di ogni ordine grado, di ogni cattedra, dalla scuola dell'infanzia fino al liceo. Non va poi dimenticato che il Covid obbligherà ad un lavoro supplettivo in termini di sanificazione e gestione degli ingressi a scuola, motivo per cui servirà più personale ATA. Ci saranno delle assunzioni dettate dalla necessità di implementare l'organico per garantire quello che poc'anzi lei ha citato, sanificazione. Per esempio, doppio ingresso, le scuole devono evitare, no, che ci siano accalcamenti all'ingresso o all'uscita, per cui attiveranno più uscite e più entrate e queste vanno ovviamente vigilate dal personale ausiliario. Quindi ci sarà una dotazione organica aggiuntiva, come ha detto il Ministro, per garantire, oltre alla sanificazione dei bagni, che va fatta ripetutamente, ciclicamente, oltre a questo anche per garantire le necessarie misure di distanziamento richieste a ragazzi, docenti e a tutto il personale che entra in una scuola. E quindi vengono riformulate le dotazioni organiche proprio per il discorso della pandemia in atto. Quindi sono strettamente legate alla presenza, diciamo, di questa emergenza. Se malauguratamente, per dire, si dovesse chiudere tutto, sono supplenze che cessano, non sono supplenze annuali, sono strettamente legate all'esistenza di una necessità. Quello che prima non sono riuscita a sottolineare con lei è che il nuovo sistema di assunzione attraverso un sistema operativo nuovo è che ci ha completamente risolto il problema delle presenze, mentre per gli ATA non c'è ancora questa possibilità. Ecco perché abbiamo dovuto mettere in atto tutti i sistemi possibili e immaginabili di sicurezza nelle assunzioni degli ATA.
mentre non l'abbiamo dovuto fare per i docenti, perché tutto il processo assunzionale è avvenuto attraverso, cioè in via telematica.